Ciao a tutti e bentornati nella mia cucina vegana. Questa sera, visto il tempo autunnale, insomma, molto piove da parecchie ore e quindi ci ha fatto venire voglia di una minestra. E quindi preparerò la minestra di fagioli e zucca. Per farla servirà naturalmente della zucca intorno ai 200-300 grammi, dipende da quante persone siete. Noi siamo in due, quindi farò 200 grammi di fagioli e 300 grammi di zucca. E poi naturalmente sale, olio, dell'acqua, i soliti ingredienti, insomma dell'aglio, una cipolla. Comunque mettiamoci all'opera e cerchiamo di fare questa nuova ricetta. Porto bollore dell'acqua perché io userò i fagioli surgelati. Se voi usate quelli secchi che avete fatto rinvenire in acqua già la notte prima, insomma, partirete naturalmente dall'acqua fredda. Naturalmente, se avete tanta fretta, potete usare anche quelli in scatola, anche se il sapore non sarà identico. Quindi adesso porto a cottura i fagioli congelati. In una teglietta a parte faccio scaldare dell'olio extravergine, poi ci metto dello scalogno tagliato sottile e qui cuocerò la zucca. Metto dentro, faccio insaporire, poi aggiungo un po' di acqua se necessario, la faccio cuocere completamente 10 minuti, un quarto d'ora, poi aggiungerò i fagioli che nel frattempo si sono cotti. Ho tagliato la zucca a 300 grammi a dadini più o meno, insomma, di grandezza uguale, così si cuoce omogeneamente. Quando la zucca è quasi completamente cotta, l'ho unita ai fagioli, adesso terminiamo la cottura insieme e buttiamo giù qualche cucchiaio di vitellini piccoli 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 integrali biologici e portiamo a cottura. Magari mentre che fate andare schiacciate un po' la zucca che venga fuori un po' la crema. Ecco qui la nostra zuppa minestra di zucca e fagioli è pronta, veramente deliziosa, sana naturalmente e anche molto semplice. Vi invito proprio a provarla. Anche oggi abbiamo fatto insieme una minestra molto buona e sostanziosa, sana e vegetale. E anche oggi ci siamo nutriti in salute senza aver fatto male a nessuno. Alla prossima, ciao!